Ciao Fisio, sono Tommaso Rodari, uno dei docenti del corso di neurodinamica clinica di PhysioScience e oggi vedremo insieme un test per valutare la meccanosensibilità del nervo femorale. In letteratura sono descritti diversi test per valutare la meccanosensibilità a carico del nervo femorale che ha un decorso anteriore alla coscia. Oggi vedremo insieme il Femoral Slump Test. Questo test sfrutta la posizione di slump, quindi di pretensionamento di tutto il nevrasse, per andare poi ad applicare una tensione progressiva a carico del tronco nervoso femorale. Vediamolo insieme. Per eseguire in modo ottimale il test sarà necessario posizionare il paziente sul fianco mantenendo l'arto sintomatico superiormente. Chiederemo poi al paziente di porsi quanto più possibile vicino al bordo del lettino in modo tale da rendere più agevole le manovre e la gestione dell'arto inferiore da parte del terapista. La prima fase è quella di raggiungere il pretensionamento di tutto il nevrasse, quindi il raggiungimento della posizione di slump. Chiederemo quindi al paziente di afferrare il ginocchio inferiore e portarlo al petto e lo aiuteremo a raggiungere la posizione quanto più possibile rannicchiata di slump, mantenendo il mento vicino allo sterno. Da questa posizione andremo a fissare il bacino del nostro paziente, avendo l'accortezza di approcciare lievemente in modo laterale con la nostra spina iliaca anterosuperiore. Bloccando il bacino del paziente, prenderemo in carico l'arto inferiore sintomatico. Con la mano craniale andremo a sostenere la coscia, con la mano invece caudale andremo a applicare una flessione quanto più possibile massimale del ginocchio. A questo punto, mantenendo la fissazione del bacino, andremo ad estendere l'anca. Nel caso in cui dovessimo evocare la sintomatologia familiare del nostro paziente, potremmo gestire la differenziazione strutturale, per esempio chiedendo un'estensione del capo del paziente per sintomi localizzati nella regione della coscia. Viceversa, nel caso in cui i sintomi dovessero localizzarsi nella regione del rachide, potremmo utilizzare il ginocchio per applicare la nostra differenziazione strutturale, lasciando un pochettino la flessione. Nel caso in cui i sintomi dovessero aumentare o diminuire in seguito all'applicazione della manovra di differenziazione strutturale, riterremo il test positivo. Rispetto ad altre tecniche di valutazione della meccanosensibilità del nervo femorale, il femoral slump test che abbiamo appena visto ci permette di avere maggior controllo sulle componenti in gioco per customizzare in modo più accurato sia la valutazione, ma soprattutto anche le strategie di trattamento per il nostro paziente sintomatico. Grazie per aver visto questo video e se ti è stato utile mettici un like di supporto e segui il canale per non perderti i prossimi video di PhysioScience. Alla prossima!